Ciao a tutti ragazzi, qua ZW Jackson e bentornati sul mio canale. Un video abbastanza importante perché è un mio sfogo per il calcio di adesso, perché secondo me non è possibile che nel calcio girino veramente troppi soldi. A parer mio questo non è più calcio, questo diventa soltanto business, perché non si può andare a pagare un giocatore che fa una stagione mediocre 180 milioni, cioè veramente non è possibile, è un mio sfogo. E quindi ragazzi, con questo video vi farò vedere delle differenze sostanziali tra top player di una volta e giocatori mediocri o anche scarsi di adesso. La prima grandissima differenza la possiamo vedere qua con Ronaldinho, che nel 2003... Allora vi faccio un attimino la leggenda così potrete capire poi tutto il video. In rosso c'è scritto il prezzo di trasferimento in milioni di euro. Poi sotto la cosa, la data in bianco è l'anno del trasferimento, mentre invece l'ultima data, ossia la data in giallo, è l'età del giocatore al momento del trasferimento. Quindi Ronaldinho ha 23 anni nel 2003, è andato dal Paris Saint-Germain al Barcellona per 32 milioni di euro, 32 milioni e mezzo, comunque una cifra intorno ai 30 milioni, mentre invece nel 2017 ha 25 anni, dal Barcellona al Paris Saint-Germain ci va Neymar per circa 222 milioni di euro. Cioè guardate un attimino la differenza tra Ronaldinho e Neymar, più di veramente quasi 200 milioni di differenza. E volete dirmi che Ronaldinho non varrebbe adesso questa cifra? Cioè veramente una cosa assurda. Nel 2002 il Milan decide di fare un colpaccio del secolo, decide addirittura di spendere 31 milioni per un difensore centrale 26enne italiano della Lazio. Stiamo parlando di Alessandro Nesta. E ragazzi, si è parlato tantissimo del trasferimento di Nesta, soprattutto agli inizi, perché 31 milioni, soprattutto per un difensore centrale, appunto, erano tantissimi. Mentre invece adesso il Manchester City ha deciso di comprare Stones per 56 milioni e mezzo a 22 anni dall'Everton. Cioè ragazzi, voi volete veramente dirmi che Stones vale più di Nesta? E ok che mi direte, ho capito ZW, ma col tempo tutti i prezzi dei giocatori si sono alzati, quindi anche Stones. No ragazzi, perché la colpa è delle squadre inglesi, che le squadre inglesi non sono capaci di fare mercato, hanno un sacco di soldi da diritti di TV, dei diritti di TV, di sponsor, di cazzi e mazzi, e li buttano via in altri giocatori scandalosi. Cosa fa Stones? Cioè non è un giocatore che secondo me vale neanche 20 milioni. Ma no, guardate questa, guardate questa. Nel 1987 Ruud Gullit va per 7 milioni dal PSV al Milan, e aveva 25 anni. E al Milan ragazzi diventò veramente un animale, cioè era veramente fortissimo. E io non sono milanista, ma Gullit è veramente fortissimo, stimatissimo come giocatore. Adesso nel 2017 ha 27 anni, per 50 milioni l'Everton compra Sigurdsson dallo Swansea. 50 milioni ragazzi. Ah, e poi un'altra cosa che vi volevo far capire un attimo, cioè il Monaco ha comprato Jovetic dall'Inter per 11 milioni. Cioè quindi adesso è più forte Sigurdsson di Jovetic, ed è anche più vecchio Sigurdsson. Come fa a valere 50 milioni? Guardate questo, guardate questo. Ragazzi, questo video dovete lasciare più mi piace possibile, dovete condividerlo a tutti, perché io sono veramente incazzato. Comunque, nel 1997 l'Inter decide di pagare la clausola rescissoria di 28 milioni. Avevano una clausola rescissoria di 28 milioni, non per un giocatore a caso. Adesso 28 milioni neanche il primo giocatore della primavera li vale, perché ne vale 50 come minimo. No, 28 milioni per Ronaldo, il fenomeno. Aveva 21 anni e all'Inter veramente spaccò il mondo. Adesso ragazzi, nel 2017 il Chelsea ha deciso di spendere 70 e passa milioni, quasi 80 milioni comunque, per Alvaro Morata, il panchinaro 24enne del Real Madrid. Guardate questo ragazzi, perché qua veramente c'è da piangere. Nel 1984 il Napoli decide di portare al San Paolo la leggenda Diego Armando Maradona. Aveva 24 anni e il resto è storia, non serve che io vi dica nulla.
il Barcellona decide di spendere 105 milioni di euro, precedentemente incassati dalla vendita di Neymar per 222 milioni, per un giocatore che aveva fatto il terzo anno professionistico, cioè che l'anno scorso valeva 15 milioni e adesso 105. Ma il Barcellona non era mica felice, 105 milioni subito più il bonus che fa arrivare il giocatore a 150 milioni. Ousmane Dembélé. Nel 1960 il Milan mette gli occhi su questo gioiellino 17enne dell'Alessandria. Stiamo parlando di Gianni Rivera, acquistato per 300.000 euro. Capisco che era il 1960 e poteva essere anche una cifra record, ma ragazzi, adesso per 50 milioni il City, sempre le squadre inglesi di merda, ha pagato 50 milioni Bernardo Silva. Nel 1973 l'Ajax vende al Barcellona Cruyff, non so perfettamente la pronuncia, per 2 milioni di euro. Nel 2017 l'Arsenal compra dal Lione Alexander Lacazette per 60 milioni di euro e mi viene veramente una rabbia assurda per queste inglesi. Ma non è finita! Finiamo con questa immagine, ragazzi, perché nel 2006, con Italia campione del mondo e appunto giocatore che vincerà il pallone d'oro, il Real Madrid compra dalla Juventus Fabio Cannavaro per 7 milioni. Ok che aveva già 32 anni, però comunque quell'anno lì Cannavaro si è vinto il pallone d'oro. Vi faccio un esempio, come se un anno, due anni fa, Thiago Silva avesse vinto il pallone d'oro e il Brasile avesse vinto i mondiali. Che un Thiago Silva non lo valuti 50 milioni minimo? No, 7 milioni, va benissimo. E invece il Manchester City quest'anno ha deciso di spendere 57 milioni per Walker. Un terzino destro che è forte sul foot, nella vita reale, cioè nel senso è un terzino normalissimo ragazzi, ma ovviamente cioè possiamo aggiungerci anche Luke Shaw 40 milioni, possiamo aggiungerci tantissimi giocatori buttati lì, prezzi a caso della Premier League che rovina il mercato. Comunque ragazzi, questo era un video sfogo, ci ho messo anche tanto per creare queste immagini perché le volevo fare più dettagliate possibile per farvi capire, cioè sono veramente stufo di questo mercato, sono stufo di questo calcio, questo non è calcio. Fatemi sapere la vostra ragazzi, e da Z a voi tutto, ciao ragazzi.